We wanna to go. Vogliamo mangiare alle laghe qui in città. C'è l'angolo. Vogliamo mangiare alle laghe. Dove stiamo andando, Giorgio? Stiamo andando a vedere dove finisce la zona del Dolcetto, dove inizia quella del Barolo. E confine che non durerà più tanto, a quanto pare. Andrà giù un altro piccolo muro di Berlino. Eccolo qua, uno dei Talmu incriminati, e questo qua da qui in là è terra di nessuno, da qui in là è terra del Barolo. Io abito a 200 metri più in là e non posso neanche pensarci, e adesso non ci pensa più neanche qualcun altro, e voilà, e buon. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Mandato di 10 comuni: Barolo, Castelnuovo-Falletto, Serralunga d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane, Cavour, Diano d'Alba, Carasco e Roddi. L'organizzazione di 10 comuni, dopo attenta analisi, ha preso la decisione di eliminare Monforte d'Alba dal disciplinare che garantisce la produzione dei vini e denominazione origine controllata e garantita Barolo. Oh mamma mia, allora sarà durissima. Già abbiamo poco ricarico sugli alimentari. Rocca. Tutto si fonda sul re dei vini che è il Barolo. Se Monforte viene declassato a ragazzetto di bottega, probabilmente orienteremo più le scelte verso i buoni. Però è tutto legato al Barolo. Però tutto viene molto ridimensionato, è una tragedia. Barolo, Barolo. We are from Switzerland, the six of us. We have the same age and we do enjoy life. That's why we are here in Piemonte. We like white wine, the famous Chardonnay, but we also like Barolo. And the Monforte without Barolo is no Monforte. But for me, there is no reason to visit here anymore because I'm here to the winery tour here, and if the wines that I love I cannot try here, then why would I come here ever? Cosa pensi di quello che vi sta succedendo al comune di Monforte? Beh, siamo preoccupati, è un problema da risolvere. Il fatto di aver ricevuto la lettera dal Ministero dove dice che la decisione di eliminare Monforte dagli 11 comuni del Barolo è una preoccupazione. I produttori l'hanno saputo dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Da sindaco comunque prenderò provvedimenti e agirò per risolvere questa situazione. Qui mancano, cioè, proprio rispetto a quello che ho ricevuto,
il consorzio del Barolo, la disciplina del Barolo, viene fatto risalire al 1934. Nel 1960 il Barolo è diventato DOC, mentre nel 1980, che diciamo è l'anno forse uno dei più importanti, il Barolo è diventato DOCG. Pensare il mondo del Barolo senza Monforte e senza i produttori di Monforte, che hanno comunque rappresentato la storia del mondo del Barolo, cioè lascia un attimino senza fiato. Durante un anno abbiamo dai 5-6 mila turisti che vengono in azienda a visitarci, assaggiare i nostri vini, i nostri prodotti. Sicuramente ci sarà un calo drastico delle visite. Siamo stati tutti un po' sconvolti, no? Soprattutto i miei genitori, i miei nonni che appunto non se l'aspettavano una scelta del genere. Poi ci sono voci, si parla di indipendenza del comune, si parla di creare una nuova DOCG, non so, ci sono due volte la medaglia, quindi uno sarebbe l'indipendenza e cercare di fare del nostro meglio, continuare a fare il nostro lavoro, o un'altra opzione sarebbe cercare di essere annessi a un comune che è rimasto nella zona. Producevo Barolo e adesso non posso più produrlo. Ci saranno delle ripercussioni probabilmente gravi, perché ci sarà una notevole perdita di introiti, e quindi sia per i lavoratori che per i produttori ci saranno da fare delle scelte, probabilmente dei licenziamenti. L'idea di fondare, diciamo, uno stato potrebbe essere interessante, sicuramente complicato, soprattutto in Italia, dove è abbastanza complicato fare quasi tutto. Oggi protestiamo, stiamo cercando di annientare, di eliminare l'unica nostra fortuna e forse cosa più bella che abbiamo in questi territori, quelli del Langhe, i vigneti e il Barolo. La nostra idea sarebbe di chiamarci fuori da tutte queste denominazioni o gruppi esistenti e creare la nostra identità, la nostra denominazione, creando il nostro prodotto e il nostro vino. Si sa da parte di tutti, dall'associazione di categoria hanno informato tutte le aziende e un momento ci è stato comunicato comunque dal Ministero che siamo usciti dal disciplinare della zona del Barolo. Quindi il Ministero ci dice: voi c'è stato un errore dal 1983, non dovevate essere nella zona del Barolo, dovevate essere nella zona del Bracchetto. E quindi adesso dobbiamo capire come risolvere questa situazione tutti insieme, io, l'amministrazione, siamo qua disponibili per capire come fare, come andare avanti. Cioè, quindi siamo qua ad ascoltare tutti voi, diteci pure quello che pensate, le vostre idee. Io senza Barolo non vado avanti, perché il mio negozietto si basa sulla vendita del Barolo. Non possiamo scrivere Barolo, e lui è sempre Barolo. E cambio manavirgolo! Magari! Forse! Barale!
comunque la risposta ci ride per non piangere. Comunque la risposta del ministero è definitiva. Sì. Abbiamo provato in questi giorni più volte, tutta l'amministrazione, a sentire parlare col ministero, e questa è stata la scelta definitiva. Ho cresciuto la famiglia in queste zone qua, lavorando nelle vigne, nel Barolo e con tutto. Qui per forza non bisogna lasciarsi scappare. Facciamo la nostra Repubblica. Scusate se mi permetto, però forse un'altra soluzione potrebbe anche essere quella di diventare una frazione di Barolo. We wanna to go. Vogliamo mangiare.